Informo per chi è in piedi in fondo che qui c'è una sedia libera, cosa può essere vero di qualcuno di voi, altre sedie in legno sono lì sotto l'albero perché le abbiamo recuperato fino all'ultimo minuto. Quindi lei che c'è di dietro, che è una scelta. Benvenuti a questo secondo incontro della rassegna delle dita di melograni, una rassegna che prende il titolo da un verso di una nota poesia di Franco Costabile. E proprio a Franco Costabile è stato dedicato il primo incontro di questa rassegna, una rassegna che vuole ricordare, riappropriarsi dei patrimoni umani di Lamezia Terme, di quegli artisti che forse andrebbero valorizzati di più, ricordati con un maggior vigore, soprattutto metabolizzati, per far sì che questi stessi artisti creino un senso di appartenenza al territorio. Appunto, l'abbiamo detto, la prima serata è stata dedicata a Franco Costabile, proprio di fronte alla casa natale. Infatti questa sede, la sede della Sede di San Nicola, è posta proprio di rimpetto alla casa natale di Franco Costabile. E anche questa sera non c'è bisogno di spostarsi più di tanto. Infatti sono solo 100 i metri che separano questa sede, la location nella quale questa sera ci troviamo, dalla casa natale, dalla casa, non solo casa natale, ma anche studio, laboratorio, fucina d'arte di Giovan Battista Molinaro, il pittore che ora scopriremo e che già avete avuto modo di conoscere con l'esposizione di questi quadri. Voglio ricordarlo subito in apertura, questo è un evento quasi storico, forse è brutto che lo definisca io storico, ma è la prima volta che delle tele di Giovan Battista Molinaro vengono esibite nella propria città natale, alla Lamezia Terme, nel cuore del centro storico di San Biagio. Come vedremo, lui è esposto in vari centri nazionali, ma mai questo evento era successo a San Biagio. Ora io fra un po' vi presenterò tutti i miei ospiti, ma prima di tutto voglio dare la parola al Presidente dell'Associazione San Nicola, che ci ospita, per un breve saluto. Ecco, a voi di nuovo l'abito. Grazie, buonasera a tutti. Purtroppo stasera devo scappare per un impegno familiare. E lo stesso impegno lo abbiamo sia io che saluto le piazze. Siamo alla stessa parte, invitati. Allora, ringrazio Giovanni Mazzei per quello che sta facendo insieme a noi, anzi noi insieme a lui. Un ragazzo per bene, un ragazzo che è capace, professionale. Stasera ricordiamo la figura di un amico, non tanto di un artista, prima di tutto un amico. Battista Molinaro. Battista era un genio, aveva degli orari ben precisi, tra una terra e l'altra usciva, si faceva sempre lo stesso giro, lo trovavi sempre allo stesso posto. Perciò se aveva qualcosa di più, a quell'orario tu trovi l'altro, e c'era, dai che è. Ringrazio tutti quanti voi, ringrazio Giovanni, ringrazio gli ospiti. Sì, la nipote che mi ha promesso un qualcosa. Mi ha detto che mi ha promesso un qualcosa. Solo il vice sindaco, il nostro assessore. Con Giovanni avremo un altro impegno il 19, vero? Il 19. Poi ne avremo un altro ancora il 10 di giugno che presenteremo il libro di Gianni Speranza. E poi insieme a Giovanni, in modo del tutto gratuito, insieme a lui e Luisa Pagliaro, presenteranno Liriche Note a Caronte. Per la prima volta Giovanni salirà su quel palco che è stato, fino all'anno scorso, di persone valide, capaci di aver organizzato quella serata. Non mi dilungo perché, vi ripeto, mi stanno aspettando. Se non vado, ho fatto il pallino, eccetera. Ho lasciato tutto per venire qua, per ringraziare Giovanni prima di tutto, e ringraziare tutti quanti voi. Saluto.
Quando vuoi, noi andiamo. Bravo. Grazie mille al Presidente, qua lavoriamo già da una serata, se sta scappando, va benissimo. Vabbè, io presento ora gli ospiti che saranno qui a interloquire con me sul Molinaro. Abbiamo qui Giuseppe Ciriaco, collezionista, giovane cultore, futuro collezionista, giovane cultore di storia dell'arte, studente di storia dell'arte, del quale sentiremo parlare da qui a breve. Abbiamo poi Elisa Longo, storica dell'arte anche del MACOS, del Museo del Bosco di Sorgo San Basile, comunque si interesserà tanto con dei fondatori della situazione Giovan Battista Molinaro. In fondo abbiamo Giovannino Borelli, musicista, insegnante, nonché amico intimo di Giovan Battista Molinaro. L'amicizia con Molinaro comunque è qualcosa che accomuna tutti quelli seduti da questa parte di questo piccolo palchetto, ma anche molti che sono seduti fra voi nel pubblico. Ovviamente già l'ho anticipato il presidente della San Nicola, non neanche il mio parterre, ma gli ospiti privilegiati oggi sono questi quadri, queste tele che sono esposte. Qui possiamo vedere la fiera del bestiame alla mia destra, alla vostra sinistra. Qui invece abbiamo un autoritratto di Molinaro, qui abbiamo una sala espositiva dove potremo apprezzare al meglio alcune tele del Molinaro, e questo non sarebbe stato possibile senza la disponibilità di Elena Molinaro, la nipote di Giovan Battista, al quale vorrei tributare un caloroso applauso. Non la invito a dire nulla perché so che è molto emotiva, perciò scoccherebbe il lacrime e vogliamo evitare tutto ciò. Ovviamente un ringraziamento io mi sento di farlo anche all'amministrazione comunale, che stasera è rappresentata qui dal vice sindaco per il lacrime dell'assessore Carigano. Inviterei uno dei due a dire una parola. L'assessore della cultura. Va benissimo. Quindi parola al vice sindaco. Di cose di cui di cui saprebbe parlare molto meglio lei oppure Maurizio che guida noi, però mi limito a portare il saluto dell'amministrazione comunale, a ringraziare te naturalmente molto, l'associazione San Nicola e tutti molti che vedo qui dentro che collaborano ad animare moltissimo la nostra città. Io sono stato l'altra volta, devo dire, a un evento bellissimo fatto dal mio amico Salvatore Piazzi, che ci ha fatto conoscere la sua poesia di età straordinaria, bellissima, con due che lo hanno collaborato, due colleghe, due amiche, la Maria Scaruzzino e l'altra di cui purtroppo Pilera mi pare si chiama, Isabella, di cui non mi ricordo il nome, bravissima, che hanno fatto come dei momenti di teatro straordinari. Allora, questo contribuisce anche un'iniziativa così importante nella quale ricordiamo il nostro Molinaro, bravissimo pittore, contribuisce a far crescere quel senso di appartenenza che dicevi tu, di cui io parlo sempre, tantissimo, anche fino alla noia, perché è giusto che i nostri giovani, soprattutto, noi lo facciamo, continuino a preservare questo senso di appartenenza, a crederci, perché la città cresce anche ricordando i geni, tra virgolette, del passato, chi si è distinto dal lustro della città. Quindi sono qui soprattutto per ascoltare, mi limito a questo saluto e vi ascolterò con grande attenzione cercando di capire qualcosa in più di questo pittore amatissimo che io conosco meno di altri, ma ho molto molto piacere di ascoltare. Grazie e lo saluto sicuramente, grazie. Nella sua esecuzione, perché fino a questa mattina, fino a questo pomeriggio siamo state alle prese con i vari allestimenti. Devo ringraziare tantissime persone, l'intermediazione di Francesco Cristiano che è stata fondamentale con Elena, lo stesso Maurizio Bernardi che mi ha prestato i cavalletti che vedete lì, e sono andato a recuperarli con la macchina, era Maurizio, non visti che condizioni era, anche lo stesso papà mio che mi ha aiutato a trasportare i quadri, abbiamo fatto, è stato veramente laborioso. Anche il vicinato che mi ha portato la scala per mettere qua. Però penso che sia doveroso per dare valore a degli artisti, è giusto questo sacrificio, questo sforzo che facciamo per tributare il giusto onore a persone che finora non lo hanno avuto quanto avrebbero meritato. Ma iniziamo subito a parlare un po' di Giovan Battista Molinaro, che
come molti di voi sapranno, appunto il 28 dicembre dell'anno scorso. Lui nacque a San Biagio nel 47 e nel 67 conseguì la maturità artistica presso il liceo artistico Mattia Preti di Reggio Calabria. Appena un anno dopo, nel 68, la sua prima mostra personale a Parmi presso la Bottega d'Arte di Andrea Cicala. E poi negli anni successivi farà altre mostre in Calabria, a Catanzaro, Tropea, Crotone, per poi varicare, come vedremo meglio in seguito insieme ad Elisa, anche i confini nazionali ed extracontinentali. Eppure un primissimo periodo artistico Molinaro lo scorse a Gizzeria, periodo nel quale firmava i suoi quadri con lo pseudonimo di Grieco. Infatti c'è qui sul tavolino un libro appunto scritto dal professore Italo Palmieri che ricorda proprio questa prima parentesi di Molinaro, ed è doveroso anche più un altro ringraziamento a Michele Marullo che mi ha fatto avere il libro qui direttamente dalla Gizzeria, ed è particolare perché nel libro viene ricordato come Molinaro si approcciò per la prima volta alla lettura. Vi leggo proprio dal libro. Quando aveva solo 8 anni, egli furtivamente faceva i ritratti ai frati che abitavano vicino a casa sua. Dai frati passa l'interpretazione delle centinaia di contadini che dormono carichi di stanchezza, a piedi o a cavallo di asini dagli zoccoli consunti, dopo aver trascorso una lunga giornata sotto il sole cogente nella piana lamedina, sotto il peso monotono e faticoso di una langa avida e priva di logica. Ed è vero, perché l'arte di Molinaro attinge a piene mani dalla realtà che lo circonda, ma non è per forza la realtà circostante, la realtà geografica, ma è la realtà dell'uomo, degli uomini. Vi è un duplice piano di lettura in questa realtà di Molinaro, che è ovviamente la realtà che lo circonda, la realtà sambiasina, la realtà calabrese, poi vi è una sua realtà che lui riesce a concepire tramite il suo modo di intendere la vita, la sua spiritualità. Imbatte costantemente in queste situazioni contrastanti, a volte vengono ritratte paurose di serie, altre volte invece questi suoi personaggi hanno quasi delle cose eroiche, vive, forti, e lui utilizza questo pennello che Elisa mi inserisce in modo nervoso, tante volte una pennellata nervosa, tante volte lo utilizza quasi fosse un piccone, una vasca, una zappa. Lui scava nella scorza dei suoi stessi personaggi, fa emergere dalle sue figure, dai suoi uomini, tutte le peculiarità e delle caratteristiche che forse gli stessi personaggi non sapevano di trasmettere a chi vedeva. E quindi possiamo dire che Molinaro, nel suo campo di artista, lui non si può inserire in un filone d'ambiente, anzi, non andrebbe, ridotta in maniera folcloristica la sua pittura. Non c'è denuncia, non è un manifesto vuoto quello di Molinaro. Questi personaggi spunti, rappresentati nella loro miseria, nella loro tristezza, nella loro verità, fungono quasi da monito a chiunque volesse vedere nella verità della vita, nella corruzione sociale, civile, ormai imperante, una scorciatoia. Molinaro con la sua pittura ci fa capire che non esistono scorciatoie in questa vita dura, amara, rigida, severa. Vi è solo una via principale, che è la via della rettitudine, è quella che ci insegna Molinaro, la via dell'arte. Ma noi, quello che io voglio fare stasera, ve l'abbiamo detto, siamo tutti accomunati dal fatto di aver conosciuto Molinaro. Io non voglio indagare tanto sul pittore Molinaro, certo lo faremo con Elisa, facendo notare come Molinaro fosse inserito nei maggiori circuiti nazionali di arte, ma vogliamo conoscere soprattutto la persona, l'uomo Giovan Battista. E questo penso che non ci sia persona più adatta in questa occasione di Giovannino Borelli, al quale infatti chiedo di raccontarci degli aneddoti su Molinaro, come l'hai conosciuto, il suo modo di intendere la vita, l'arte, qualsiasi cosa possa aiutarci a ritrarre il appunto. Facciamo noi questa volta un ritratto di Giovan Battista Molinaro. Prego Giovannino. Prima di iniziare il mio intervento desidero ringraziare le due associazioni, la Dorian e la San Nicola, che mi hanno invitato a questo evento. Quindi c'è la mia consegna, il mio grande, il mio
già partito. È passato così poco tempo dalla morte di Giovanni Battista Molinaro che mi riesce difficile accettare e parlare di lui come una persona che non c'è più. Ho abitato per circa 20 anni, i miei primi 20 anni, a 50 metri da casa sua. Egli era un amico di famiglia. A qualcuno poteva sembrare un uomo burbero, ma vi posso assicurare che era una persona corretta, cordiale e generosa. Scambiava parole con tutti. Naturalmente, da artista qual era, egli aveva una sensibilità affinata. Questo lo portava a essere selettivo nelle amicizie. Un uomo che ha dedicato la vita all'arte, ma anche un uomo innamorato della sua città. Tant'è che ne ha immortalato ogni angolo. Un uomo a cui vedremo più avanti la città. Per ovvi motivi non posso ricordare gli anni della sua giovinezza e della sua adolescenza, che era più bambino di 12 anni. Ho preso dai suoi racconti che era un ragazzo molto vivace e che si appassionò alla pittura all'età di 78 anni. Gli esempi per lui furono gli insegnamenti del compaese San Francesco Mente, che convinse suo padre a farlo studiare a Reggio Calabria, con 28 giovani, presso il liceo artistico Mattia Preti, dove si distinse subito come uno degli allievi di tutta il corso. Giovan Battista aiutava 26 i compagni di classe da non grave. In quegli anni egli realizzò alcuni ritratti a committente del luogo, suscitando così l'invidia del suo insegnante di disegno, con cui ebbe un rapporto profondo. Erano gli anni in cui nelle scuole a volte ci si inseriva per intercessione politica. No, questo qua non sapeva insegnare il suo insegnante, quindi è un po' il videosetto del nostro Battista. Mi raccontò che il professore appunto gli lanciava battutine acide e gli attribuiva dei voti bassi. In particolare un giorno gli mise un 3 meno meno ad un disegno e appoggiò talmente forte la penna che tanto da lacerare il foglio. Che fece il Battista? A qualche giorno un foglio e io lo lancio contro. Da ritardo, ragazzi. A me di fiero. No, erano tempi anche no, anni 60. E quindi il professore lo voleva picchiare, al che intervenivano i compagni su di peso. Poi ci pensò il preside a rasserenare gli animi. Conseguita la maturità artistica nel 1967, dopo una breve esperienza didattica, decise di dedicarsi totalmente alla pittura. Per quanto mi riguarda, iniziai a frequentarlo fin da quando ero ragazzino. Lo accompagnavo nelle numerose escursioni su e giù per la Calabria, viaggi che lui faceva per realizzare degli spazi preparatori che poi traduceva in pittura. Ancora di più, ho frequentato da adolescente e da adulto. Il nostro è stato un rapporto di fraternità e amicizia e anche un continuo scambio artistico culturale. Scambio reso possibile grazie ad una condivisione, uno stesso modo di vedere l'arte. Ma ti ho visto con le cose. Il più delle volte affrontavamo tematiche importanti, con lui i discorsi erano sempre seri, discorsi futuri non esistevano. Quindi più o meno erano gli stessi discorsi. Le connessioni tra arte e musica, arte e poesia, discutevamo di temi esistenziali, teologici e ambientali. Battista attraversava periodi che duravano alcuni mesi, autunno e primavera, in cui lavorava intensamente. Altre, stagione estiva e invernale, di assoluto riposo. Quando iniziavo un nuovo ciclo pittorico, a me piaceva seguire nelle varie fasi. Nei mesi di inattività, specie per gli estivi, che coincidevano con le mie ferie a scuola, ne approfittavamo per coltivare l'amicizia. Ho avuto modo di conoscere e frequentare artisti suoi amici, quali il pittore Enzo Cicala, Reginaldo D'Agostino, e il pittore e cantastorie Danilo Montenegro. Allo stesso modo, lui ha conosciuto e frequentato letterati e musicali.
esercizio di mia conoscenza, quali il professore Pasquino Crupi, Carmelo Carabetta, il liutaio Vincenzo Terzo dei Bonisi e il medico Cante Storia Domenico Bruno Tassone. Questa rete di relazioni ci ha consentito di trascorrere momenti conviviali e memorabili che in termini artistico-culturali si sono concretizzati con iniziative di persone. Pertanto sono tantissimi ricordi e gli aneddoti riguardanti l'ordinario che potrei raccontarvi, alcuni molto simpatici. Occorrerebbe una settimana intera per citarli tutti. Ricordo ad esempio Battista in divisa quando venne in licenza quell'anno che svolse il servizio militare, un episodio che ho raccontato anche alla nipote Elena. All'epoca avevo 6-7 anni. Proprio al periodo militare sono legati due aneddoti. Nei 15 mesi trascorsi ad Udine, infatti, Battista realizzò diversi quadri, soprattutto ritratti di impronta marcatamente espressionista. Ne fece uno al maresciallo della caserma, un altro a sua moglie e ai suoi figli. Proseguì con alcuni committenti della Udine Bene, i galleristi. In particolare, egli mi raccontò di aver realizzato un ritratto ad una signora. La fece posare una sua volta. E al lavoro terminato la chiamò e le disse: guardi, non mi piace come è venuto. Lo cancello e io lo faccio nuovamente. Non c'è bisogno che così ancora. La signora si rimase un po' male. Perché a lei quando piaceva, ma quando vide la seconda versione, così contenta che in una busta di 600.000 lire in più di quanto aveva partito. Il secondo aneddoto è legato al congedo. Solitamente si tornava dal servizio militare senza una lira in tasca. Battista tornò con 9 milioni della vecchia lira per il portafoglio. Cercò di spiegare a suo padre che si trattava dei proventi dei quadri che aveva realizzato, ma zio Nico non lo credette. Pensò che se fosse procurato illecitamente. Quindi scrisse al maresciallo per avere delucidazione. Questa, ricevuta la lettera, capì la situazione e venne personalmente a tranquillizzarlo. Quindi si partì da Udine, sì, due o tre giorni, e venne personalmente appunto. Aveva capito la situazione. Anima critica della sinistra per anni, nonché amico di Sandro Martini.
Milano iniziò quindi a collaborare con il Limoncelli. Della scuderia facevano parte tra gli altri Vittorio Renato Contuso, Armando Piccinato e lo scultore Augusto Muller. Ebbe modo di conoscere gli ultimi due. Di Muller ricordo un'opera prestata a Molinaro che egli teneva nel corridoio al piano terra. Si trattava di un putto alto circa un metro. Fu un periodo intenso per Giovanni Battista, in cui tenne una lunga serie di mostre. Nella seconda metà degli anni Ottanta, in seguito a contrasti avuti con i Limoncelli, egli interruppe la collaborazione con le Gallerie d'Arte Moderna di Fermo. Inoltre prese le distanze dalla sinistra. Nel 1986 il nostro Giovanni Battista si recò in America, a Niagara, nello stato di New York, dove lo accolse il suo compare originario di Cappella. Oltreoceano, egli scoprì una realtà artistica diversa rispetto a quella italiana, non subordinata alla politica e gestita dagli artisti in prima persona. Prese infatti contatto diretto con il consiglio d'arte del Museo Cittadino, che dopo aver valutato il materiale fotografico da lui prodotto, si mostrò subito interessato ad organizzare una mostra. Rientrato in Italia, con l'intento di organizzare il trasloco dei quadri, a causa dei problemi di salute di sua madre, dovette rinunciare a fondi americani. Quindi è stato anche sfortunato, molto sfortunato. A suo tempo non se la sentì di abbandonare la mamma, portarla ad un ospizio. Addirittura l'ha assistita in prima persona per oltre 10 anni. E siamo giunti al 2002. Il Dipartimento di Storia delle Arti dell'Università di Pisa inviò una lettera a firma del professor Vincenzo Carichella all'allora sindaco del comune di Lamezia Terme, nella quale si sollecitava l'organizzazione di una mostra antologica delle opere di Molinari. Lettera che non ebbe mai risposto. Poi, nel 2009, Molinari venne inserito nell'elenco per la presa della scuola media. Volume terzo, il Novecento, curato dal professor Pasquino Rubio. Grazie mille, Giovanni. Sugli aneddoti, penso che molti di noi hanno venuto a raccontare. Leggito uno io, giusto rapidissimo. Il libro, non questo qua, ma questo qui, scritto da Molinari, un saggio di pietra, perché tu l'abbiamo letto. Scritto da Molinari, me l'ha regalato circa 2 mesi prima che ci abbandonasse. Ovviamente mi ha fatto una dedica. Poi, perché mi ha fatto una dedica, ha voluto che io a mia volta rispondessi con una mia dedica a lui stesso, perché la doveva leggere anche lui mentre me l'ha regalato. Perciò ho dovuto scrivere di grazie di cuore, inizialmente maestro, e c'è queste cose. Questo è un piccolo aneddoto. E l'abbiamo visto, l'ha citato Giovanni in maniera molto rapida, l'ho detto pure io, allora lo vedremo meglio nel dettaglio, la produzione artistica di Molinari. Molinari visse un primo periodo fra gli anni 70 e 74 ad Udine, dove si misurò anche con le opere su committenza, infatti realizzò ritratti per vari amici e collezionisti di quel territorio, di Udine appunto. Poi riuscì a realizzare una sua mostra personale a Teramo nel 79 e nell'80, sempre nell'80 un ulteriore personale a Recanati e poi una collettiva a Corbara in provincia di Bolzano e poi ancora parecchie mostre personali negli anni 80, come diceva bene Giovanni, sempre nel Teramano e altre due collettive, una in provincia di Torino, l'altra a Spoleto, ma soprattutto a Teramo, perché lui interessò molto il territorio di Teramano con la sua produzione, perché come diceva prima entrò nelle case di Pasqualino Limoncelli, entrando nella Galleria d'Arte Moderna di Teramo, questo ora lo vedremo meglio con Elisa, e poi ovviamente il periodo statunitense, che è quello che ricordo tu, Giovannino, nell'86, quindi a Niagara, la parte americana però di Niagara, nello stato di New York, e ancora prima, sempre nell'86, vinse il primo premio assoluto per la pittura al premio internazionale Città d'Arte. Ovviamente lo abbiamo citato, però Elisa, io do la parola a te. Raccontaci come abbiamo fatto con Franco Costabile, che abbiamo messo in evidenza come Franco Costabile fosse in una cerchia di intellettuali come Ungaretti,
sia Giovanni Manzelli, Dorian, che l'Associazione San Nicola per averci ospitato, per aver ospitato questo evento necessario, non so perché, è un evento intanto commemorativo, di una persona che non c'è più, e quindi anche a me piace che la componente, diciamo, più emotiva venga fuori, e anche io mi sento molto emozionata in questo momento. E anche io, come Giovanni Vorelli, come tutti noi, credo di non riuscire a parlare in maniera del tutto distaccata, ma ci proverò. Intanto mi collego subito a quello che ha detto, che ha raccontato Giovannino, e che ha detto poc'anzi anche Giovanni Mazzei, per dire due parole. Giovanni Battista Molinaro ci aveva abituato negli ultimi anni della sua vita ad un'immagine di sé, di uomo, di artista, confinato nel suo quartiere, nella sua casa che viveva e nella quale viveva la pittura in maniera veramente compulsiva. Mi viene da dire, la prima cosa che ho pensato quando sono entrata in contatto con lui intorno al 2015, se non ricordo male, tant'è vero che io mi sono laureata. Nel 2016 lui era presente alla mia laurea, è venuto lì e ha criticato anche la mia, ovviamente, la mia visita. Esatto, l'istituto, esatto. Questo fa parte di tanti aneddoti, perché era così, lui aveva veramente la libertà, che anche gli artisti chiaramente di come dire, imporre anche la propria visione delle cose. E quindi io entro per la prima volta nella sua casa studio, la prima cosa che penso è, mi viene da citare, adesso non voglio annoiarvi, però Maurizio Merleau-Ponty, quando racconta, fa un ritratto meraviglioso di uno degli artisti che io considero veramente un spartiacque dell'arte moderna e contemporanea, che è Cézanne. E Maurizio Merleau-Ponty dice di Cézanne una cosa che secondo me dovrebbe appartenere un po' a tutti gli artisti che fanno quello che non potrebbero fare nient'altro. Dice, la pittura, l'arte in generale, ma la pittura era il suo mondo e la sua maniera di esistere. E questo si capiva di Giovanni Battista Molinaro, perché entrando nella sua casa, la sua casa era esattamente il riflesso di questo suo modo di essere. Era una casa in cui, ho scritto in un paio di occasioni, c'erano più tele che l'essenziale per vivere, nel senso che lui aveva il letto, il comodino, un cucinino con un pentolino, che io lo prendo in giro perché diciamo che mangiava sempre pane, l'altro altre pane, secondo la giornata, perché dimenticava a volte anche di mangiare, preso dalla necessità di esprimersi. E quindi lui ci ha dato questa visione di sé, di uomo che faceva questo in maniera intima, privata, chiusa nella sua casa, che comunicava, come ha ricordato anche il presidente dell'Associazione San Nicola, col paese, per quanto fosse difficile ovviamente in quanto artista arrivare a una comunicazione totale anche con San Biasio, con il contesto in cui lui viveva. E quindi ci ha abituato a questa visione di sé, ma Battista Molinaro, quello che sta emergendo sia dalla ricostruzione della vicenda biografica che ha fatto Giovannino, che è dalle notizie che ci ha dato Giovanni, volevo chiamarlo in un altro modo per variare, e legge in realtà la figura di un artista che intanto non era proprio per niente provinciale, o peggio ancora legato a delle dinamiche proprio di paese. E anche da questo punto di vista mi dispiace dire questa cosa, perché non mi piace parlare mai degli artisti calabresi o della Calabria in generale in questi termini. Giusto una cosa che ho dimenticato di dire: poco prima di iniziare abbiamo ricevuto qui la visita di Domenico Pilaina, direttore di Palazzo Reale dei Musei di Milano, che ha apprezzato enormemente l'arte di Giovanni Battista Molinaro, dichiarando come questo fosse uno scrigno prezioso che non nascosto, che ora andava aperto affinché questo tesoro, vero Molinaro, fosse condiviso con la maggior persone possibili, con un numero enorme di persone, non confinandolo solo ai confini cittadini o regionali, ma bensì ampliarlo al massimo della propria portata. Sì, Giovanni Battista Molinaro, che noi chiameremo Battista, lo chiameremo Battista d'ora in poi, in effetti è stato un artista che ha avuto un iter ha tentato di esprimersi anche a livello nazionale, ma questa cosa credo che sia comune di moltissimi artisti calabresi, ma dell'arte calabrese in generale.
fuori, dal liceo artistico, che cominciava a spostarsi in giro per l'Italia, che quindi cominciava ad avere delle relazioni come spesso l'arte richiede con la committenza privata, con la galleria di Villaprodo, la galleria di Moncelli, ora dirò anche perché poi è finito il sodalizio tra l'altro con i Moncelli, e addirittura poi lo sbarco in America e il tentativo di entrare all'interno del contesto culturale americano. E quindi tutto questo il giornalista lo fa serenamente, ma in quegli stessi anni, dal 67 in poi, la Calabria è una Calabria fervida, cioè una Calabria che in qualche modo pullula di iniziative culturali, ma soprattutto nascono proprio per quanto concerne l'arte, dal 67 in poi, quindi 67 è anche la data della nascita dell'istituzione dell'Accademia delle Arti di Reggio Calabria. Il 72 nasce l'Università della Calabria, nel 73 nasce l'Accademia delle Arti di Catanzaro. Sono gli anni in cui la Calabria comincia a gettare le basi per un proprio discorso, non solo regionale, ma nazionale, sull'arte e sulla cultura in generale. Quindi il dibattito è molto alto in quegli anni in Calabria. Non dobbiamo quindi meravigliarci il fatto che Giovanni Battista Molinaro, da artista che esce dal liceo artistico nel 67, cominci serenamente a imporsi anche a livello nazionale e che abbia questo tipo di visione assolutamente aperta, che era quello penso che condivise da moltissimi artisti calabresi. Quindi il primo problema secondo me di complessi di inferiorità ce li bruciamo da soli, e questo è il caso di dirlo perché mi è venuto in mente proprio stamattina tra l'altro un riferimento ricollegandomi al ciclo degli anni '80 di Battista Molinaro, in cui lui si racconta per cui noi possiamo definirlo realista, anche se poi vedremo perché lui non amava forse neanche definirsi in questi termini. Certamente non era il realismo alla Guttuso che è diventato in qualche modo manifesto politico della sinistra italiana, e lui stesso, soprattutto in questo libro, nelle conclusioni dice, ed è il motivo per cui poi lui esce dalla scuderia, Limoncelli, che l'artista non deve appartenere a nessuna scuderia sostanzialmente, che l'arte non può essere esclusivamente strumento della propaganda politica, e lui credeva fortemente in questo. È il modo di fare pittura in qualche modo era rivelatore da questo punto di vista. Non era impiegato la logica di partito, non si è mai, anche se è un po' già finita, sì. Come ideale sì, però l'arte lui scendeva quello che era l'arte dal discorso ideologico. Tentando un po' di contestualizzarlo, diciamo, negli anni '80 lui fa questo ciclo che non è, lui non traduce chiaramente solo le comunità civile, o comunque non produce solo, non è soltanto espressione di un contesto rurale. Calabrese ma fa spazia assolutamente, come diceva prima Giovannino, passa dall'informale all'espressione di un astratto, poi a un certo punto la cultura diventa per lui esclusivamente, tra l'altro, un esercizio tecnico con uno sguardo verso i maestri. Il suo modo di essere figurativo è un modo che tentava sempre, tra l'altro, di rinnovarsi in qualche modo. Tanto è vero che dagli anni 70 agli anni 2000, benché siano rimasti dei caratteri che noi diremmo assolutamente di riconoscibilità, diciamo, dell'artista, cioè c'è qualcosa, c'è una sua cifra stilistica, per cui noi diciamo quello che è bello. Nonostante questo però è chiaro che c'è un'evoluzione della maniera in qualche modo, quindi dagli anni 70 al 2000 non solo spazia nei generi, ma dentro comunque, perché lui viveva in questo continuo esercizio della pittura, lui tenta comunque di evolversi da questo punto di vista. E i riferimenti, come vedremo anche di là in un'opera che è stata appositamente scelta, perché è un po' la sintesi di quello che era Giovanni Battista Molinaro, ne è diciamo la testimonianza. E mi viene in mente proprio questa mattina, perché tra l'altro si è da poco inaugurata una mostra a Cosenza dedicata al 25 Parole, anche un grandissimo fotografo, un altro grande fotografo calabrese che ha raccontato anche la Calabria negli anni '80. Si diceva nelle giornate di
Aurelius, che è stato riferito da un fotografo, e si faceva riferimento al lavoro che fece Mario Giacomelli qui in Calabria nell'84. Ora, gli anni tra l'82 e l'85 erano gli anni in cui Giovan Battista Mariano produceva queste serie che noi riconosciamo eccezionali chiaramente, e tutte rivolte, con lo sguardo rivolto verso un contesto rurale, raccolte di olive, i pastori, la fiera del bestiame, chiaramente. Esatto, e anche il modo di fare paesaggi con quei toni molto terrosi, comunque appartenere a quel tipo di visione del prima Calabria veramente rurale. In quegli stessi anni arriva un fotografo famosissimo che è Mario Giacomelli, per una commissione diciamo pubblica della provincia, arriva in Calabria. La provincia ha fatto un primo tentativo di virarlo verso una restituzione dell'immagine della Calabria molto contemporanea, molto turistica, attrattiva, fortemente attrattiva, anche Mario Giacomelli, un fotografo sociale, disse: io personalmente faccio tutt'altro, che me ne vado. Da mesi a mesi gli capitano tra le mani, e questa cosa ci tenevo a dirlo perché siamo proprio qui di fronte, gli capitano tra le mani la poesia di Franco Stabile, e in particolar modo il componimento di Franco Stabile, che ne ha definito spessore, che è il canto dei nuovi migranti. Giacomelli rimane folgorato, chiama lui stesso la provincia e dice: no, io torno in Calabria, però faccio quello che dico io. E quindi comincia a fare questo ritratto della Calabria, che ha restituito una serie fotografica molto bella, che oggi è in un album, in un libro fotografico di Giacomelli, il ritratto della Calabria genuina, di vicoli, di signore anziane, che, e di queste cose si diceva appunto anche in questi ultimi giorni, e però ha restituito l'immagine della Calabria stereotipata. Allora, negli anni 80, a parte il fatto che si faceva tutt'altra, si praticava tutt'altro, quindi anche quel tipo di realismo che si praticava con insistenza, proprio anche nelle gallerie pubblicizzate, eccetera, risultava in qualche modo forse fuori luogo, ma proprio questa restituzione negli anni 80 della Calabria, siamo negli stessi anni. Allora, a questo punto qualcuno potrebbe dirmi: è un'immagine stereotipata della Calabria. La risposta che mi sono sentita di dare, veramente ancora aperto, senza neanche fare troppa analisi, è stata che noi abbiamo realmente un problema con la nostra immagine, secondo me, nel senso che Giacomelli per tira fuori un capolavoro. E quello che intanto c'è da dire sia sulla queste, diciamo, restituzioni, perché anche questa impronta realistica di Battista Mariano è una restituzione in termini proprio personali, ma esiste nel senso che è un'interpretazione della realtà, e questa cosa si vede anche nella ritrattistica. Lui non ha, cioè lui non intende ritrarre i soggetti in maniera proprio nella somiglianza lui non se lo pone, lui li caratterizza e li definisce in base a dei codici che sono suoi, e stessa cosa fa, restituisce già una propria idea di realtà. Esatto, una propria idea della realtà. Dico io, in realtà la Calabria è ancora oggi nel 2023 quello, e se noi leggiamo, continuiamo a leggere immagini, le nostre immagini, in maniera anche proprio, come dire, molto semplificata. Abbiamo spesso parlato dell'attualità, dei versi costantiliani, possiamo dire che ancora anche i quadri lo rimangono, perché sono rivestiti da quella attualità, da quell'emergenza, da quell'urgenza del tempo, e ancora la trasmettono. Ci sono dei simboli, cioè in tutto quello che emerge nella pittura degli anni Ottanta di Giovan Battista Mariano, come nella fotografia di Giacomelli degli anni Ottanta, tutto quello che emerge è intanto un'immagine sincera dell'attualità, un'immagine attuale, quindi un modo di raccontare l'attualità assolutamente, come dire, sincera, un modo di dedicarsi a, no, in maniera non politicizzata, a immagini del quotidiano che noi ancora oggi viviamo, tra l'altro, in alcuni contesti calabresi. E soprattutto ci sono delle caratteristiche, ci sono comunque degli elementi sia nella fotografia che nella pittura di Molinaro che ci dicono che la modernità è passata, non è che vogliamo dire che la Calabria degli anni 80 era sole, alcuni tricci di olivi, eccetera. Ci sono, ad esempio, anche nelle foto di Giacomelli, ma anche nei dipinti di Giovan Battista Molinaro, degli elementi che ci dicono che la Calabria era una Calabria anche moderna. Il filo dell'elettricità, cioè non è che stiamo parlando di una Calabria isolata e che noi stessi vogliamo raccontare in questo modo. E quindi
quindi ci tenevo anche a grazie. Restituire questa grazie mille. Bene, quindi il discorso io invece vorrei ricorrere al mattino al libro che vi ho citato prima, questo greco, perché in questo libro è riportato un pensiero appartenuto proprio a Giovan Battista Molinari. L'arte non ha niente a che fare con la moda, che quasi per capriccio ogni giorno si trasforma. Infatti la moda veste e abbellisce il corpo, l'arte abbellisce l'anima. Io partendo proprio da questa considerazione vorrei intervenire ora Giuseppe. Ovviamente non voglio limitare il tuo intervento con questo riferimento, senti libero di spaziare dove tu vuoi andare, poi sei stato anche amico di Molinaro. Perciò vai, ora puoi andare. Allora, come sfrutto questa frase per dire una cosa che per me è molto importante, una cosa che più mi ha colpito quando incontrai oltre 10 anni fa Giovan Battista, quelle anni che insomma se ti vuoi non è di molto modo di seguire la sua opera. Però Giovan Battista era un personaggio cinematografico, era un personaggio su cui forse la sua vita vale addirittura più della sua pittura, che pure io giudico di alto livello, anche se uno sguardo poco attento potrebbe risultare accademica. Ma Giovan Battista, ma qui va fatto un'analisi con tutte le 3, 4, 500 opere che abbiamo, per me non è un pittore accademico, è un discorso molto lungo, vale. Però per dirvi brevemente, se vedete le pieghe di questa camicia, sono diverse rispetto a pieghe della camicia dell'autoritratto di Giovan Battista. Un pittore accademico le pieghe le avrebbe fatte invece così, dico quindi in maniera perfettamente fotografica. E ci deve dire che una volta un pittore di stampo fortemente accademico criticò proprio questi panneggi del Molinaro. Molinaro giustamente di un vaso in testa, una reazione giusta, moderata. Se io nella mia pittura sono un uomo libero, e questa libertà è l'aspetto più importante da cui più dovremmo trarre esempio. Io poche persone ho conosciuto veramente così libere come Molinaro. Edward Munch sarebbe paragonabile come libertà nella pittura. Edward Munch ed è paragonabile per quanto riguarda il mercato dell'arte in vita. Qui disse una volta, io all'inizio non vendevo i miei quadri perché me li pagavano troppo poco. A un certo punto i miei quadri valevano così tanto che non valeva la pena, non avevo bisogno di venderli, perché lui viveva così come Giovan Battista Molinaro di pittura. Tutta la sua vita era pittura, appunto mi si è ricordato l'assenza totale di televisione, di qualsiasi mezzo di questa società invadente, lui le escludeva perché la pittura per lui era il suo nucleo, era la sua vita. E io penso che noi fruitori dell'arte, stiamo stasera fruendo di questi dipinti, dovremmo prendere esempio dei pittori. Cioè un pittore sta davanti a un dipinto tante tante ore, noi invece siamo più a parlare di arte, a leggere di arte, ma effettivamente il tempo che passiamo davanti all'opera è veramente inferiore. E questo qui secondo me è un esempio, dovremmo stare molto di più davanti all'opera, perché l'arte viene fruita nel momento in cui veramente, nel momento in cui si sta a tu per tu con l'opera. Esempio, ho visto ora ieri per la prima volta di un dipinto, cioè, dopo ci sarà la sala espositiva dove ci saranno degli altri dipinti che si potranno ammirare. C'è un dipinto di Molinaro, un paesaggio senza personaggi, dove lui unisce due lembi di tela che ho notato 5 minuti fa. Allora lì è interessante capire se Molinaro ha unito due lembi di tela per una questione di realismo o per una questione che la tela senza quei due lembi avrebbe avuto un'armonia diversa, perché sarebbe stata quasi quadrata e non rettangolare. Questa è un'operazione che faceva spesso, aggiungeva
dopo aver terminato il quadro, sentivo l'esigenza di intervenire ancora. Allora aggiungeva un po' di cielo. Sì, mi sento di arricchire il discorso, dicendo che comunque io compro tutti, al di là dell'aspetto artistico, vi era anche un lato artigianale, la composizione dei telai era tutta manifattura propria, le tele molto spesso dipingeva sulla riuta, raccolta alcuni sacchi del mercato che venivano riutilizzati per questo, quindi l'idea di azione e anche mezzi non sono artigianali. Conosceva, almeno per l'impressione che ho avuto io, molto bene le tecniche artistiche, conosceva bene i materiali e soprattutto mi disse, mi ricordo, un artista prima di poter fare il proprio stile di pittura deve passare attraverso tutti gli stili della storia dell'arte, sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista tecnico. Solo poi allora potrà avere quella libertà. E Giovanni Battista dipinge così perché va verso questa direzione di libertà pittorica oltre che di libertà umana. Libertà umana perché lui, almeno per quando l'ho conosciuto io, era completamente apolitico. Cioè, mentre lui espose con Guttuso, per questo tante volte è stato citato in delle collettive, però mentre Guttuso, come diceva Elisa, si fa per certi aspetti coinvolgere troppo. Infatti Guttuso è conosciuto per il realismo socialista. Altri pittori, Courbet, il padre del realismo, inseriva, anche Millet, i personaggi del popolo nei loro quadri. Per la prima volta lo fa Courbet, perché prima della storia dell'arte mai nessuno si era permesso di mettere come protagonisti personaggi del popolo, ma lo fanno perché vogliono denunciare la borghesia. In Molinaro, secondo me, non c'è questo atteggiamento di denuncia, non c'è l'atteggiamento socialista di Guttuso, ma c'è un altro atteggiamento, quello di far vedere la dignità dei calabresi, la dignità di questi personaggi, perché troppo spesso si dà nel momento in cui si vedono dei personaggi del popolo in situazioni evidenti di povertà rispetto alla tradizione d'Italia, si tende a dire a quel pittore sta denunciando. No, non era opere di denuncia, erano opere dove traspare la dignità del nostro popolo. Lì basta vedere, sono visi contenti, o le raccoglitrici di olive, sono visi, ma a tutto aspetto, un aspetto robusto, un aspetto di decenni e decenni di generazioni di lavoro, consumati dal lavoro, sì, questo è vero, però che tornano a casa con una dignità immensa, con una consapevolezza di aver fatto il proprio. E quindi Giovan Battista descrive, secondo me, e dobbiamo ricordare per questo, la civiltà agricola meridionale in maniera veramente esatta, senza filtri politici, senza alcun filtro. Poi è normale, alcuni periodi fa solo dei paesaggi, ma qui dobbiamo capire un senso fondamentale, che non siamo nel nord Italia, Celentano, quando canta il ragazzo della Via Blu, mette agli antipodi aria urbana e aria rurale. Aria rurale e aria urbana, qui a San Biase, sono la stessa cosa. Il paesaggio, dove ci sono gli ulivi, eccetera, si collega benissimo con la fiera del bestiame. Cioè San Biase, la sua forza è questa agricoltura, questo, per ciò sono un tutt'uno, quindi non bisogna meravigliarsi se a volte fate i soggetti o se a volte fate i paesaggi. Sono tutti ritratti, il paesaggio, quanto le figure singole, quanto le figure in gruppo, sono ritratti della società meridionale agricola calabrese. Mi intervento di te, vai, dicevo di aggiungere qualcosa. No, mi collegare proprio quello che diceva lui, e di là abbiamo esempi di due, poi fa tre. Considerate che molti hanno gli hanno fatto. Gli stanti di banco. Immediatamente quel paesaggio diventa il veicolo invece
di un esercizio tecnico, per cui è più evidente la rifrangenza, la minuziosità della vegetazione, lo studio quasi dal botanico, per cui si distinguono i vari, nella vegetazione le varie tipologie, diciamo. Ma è la vita, fece più di uno di quella tipologia. E quindi questa conferma. Esatto, sì. Quindi, questa, io ora volevo vedere se fra il pubblico, so che già ci sono alcuni interventi, qualche persona può ricordare Molinaro, so che c'è Domenico Scarpino, suo vicino di casa, perciò vieni, dovrei fare il tuo ricordo di Giovan Battista. Buonasera a tutti, sono un po' emozionato perché parlare di Battista è sempre molto molto difficile. Innanzitutto per l'affetto che c'è stato, insomma, un'amicizia di famiglia molto forte, e poi per l'amicizia, insomma, che è, perché non si parla mai al passato dei grandi. Allora, io, insomma, volevo riallacciarmi a tante cose veramente interessanti che ho sentito questa sera, avete dato l'opportunità di riflettere, insomma, su diversi aneddoti. Cos'è la società oggi? Non si capisce dove si è arrivati. Perché vi dico questo? Si parla molto di intelligenza artificiale, si parla molto di macchine. E questa è un'idea che sicuramente è attuale e anche funzionale in diversi contesti, però non sono sicuro che si sfrutti nella maniera più adeguata. Perché? Perché scientificamente testato, per chi poi insomma ha delle basi informatiche di studi quantitativi, che la macchina è fortissima dove l'uomo è veramente scarso, e l'uomo è fortissimo dove la macchina, cioè l'uomo è fortissimo dove la macchina è scarsa e la macchina è fortissima dove l'uomo è scarso. Dite, no, ma aspetta, la macchina è più forte dell'uomo. No, la macchina non è più forte dell'uomo. Perché? Perché nel momento in cui noi abbiamo un algoritmo di riconoscimento facciale, la macchina ci impiega molto più dell'uomo a riconoscere un panda piuttosto che un biscotto. Invece l'uomo lo riconosce subito. Ora, in questo tempo, diciamo, secondo me si sono persi un pochettino i riferimenti. Per quale motivo? Perché si ci aspetta dall'uomo di diventare come una macchina. Molinaro era uomo. Molinaro era uomo, anche nella sua arte era uomo. Cioè non era assolutamente interessato a dinamiche, diciamo, perfezioniste, anche iperrealiste, se vogliamo, no? Non gli interessava, perché aveva capito esattamente questa cosa anche senza studiare informatica, senza studiare studi metodi quantitativi, e vi dirò di più, non sapeva neanche usare un cellulare, cioè glielo abbiamo insegnato noi, ma alla fine, insomma, quando stava veramente male, lui si rifiutava di utilizzare un cellulare, però è sempre rimasto uomo. Quindi è un discorso anche della politica, io mi trovo d'accordissimo su quello che appunto avete letto, insomma, l'arte non è politica ed è assolutamente giusto, lui non era proprio interessato a questo, però ha vissuto un periodo diverso, molto diverso, un periodo di impegno, che non era necessariamente un periodo di impegno politico, però chiaramente era influenzato da un certo movimento politico. Oggi quel periodo ha venduto, perché il mercato senza politica non... Sì, ma non è quello poi, non è stato quello, non è mai stato, no, non dico, non è mai stato quello il suo fine. Diciamo che secondo me quello è stato un periodo che lo ha influenzato artisticamente. Per quale motivo? Perché non ha vissuto tutto il rumore, la confusione che viviamo oggi in questo aspetto qui, cioè proprio nella distinzione di chi siamo noi come uomini, come persone, e lui come artista. Lui non è stato confuso in quello, perché all'epoca comunque non c'erano cellulari, insomma, non...
E c'era quindi molto più spazio per il contatto diretto, no? Poi alla fine. Quindi lui ha sempre voluto mantenere questo contatto diretto con le persone e avere una sua idea di giustizia che non necessariamente era giusta e c'era, probabilmente, come poi alla fine ognuno di noi ha una sua idea di giustizia. Io non so se lui sia mai stato giusto con se stesso o con gli altri. Ognuno di noi ha fatto delle valutazioni su come lui ha vissuto e su cosa lui doveva fare con la sua arte. Secondo me questo è impossibile, perché a differenza della gran parte delle persone che oggi vivono il nostro tempo, lui è sempre stato vero e coerente con se stesso e anche con gli altri, perché poi alla fine con le altre persone si è sempre relazionato bene. Chiudo con una punta polemica. La mia responsabilità. Allora, Battista era ricordato come una persona, è stato ricordato come una persona un po' ostiva. E io su questo sono parzialmente d'accordo. Non voi, però insomma mi è capitato di parlare con alcune persone che lo ricordavano come una persona un po' ostiva. Ora io ho avuto modo di parlare con, innanzitutto di conoscere meglio Francesco, che è un po' una conoscenza, peraltro c'è anche una parentela, ma non avevamo mai avuto modo. Allora, io a Francesco dissi questa cosa: ma tu a Battista come ti sei avvicinato? E lui mi ha dato una risposta semplicissima: ero interessato alla sua arte. Quindi Battista, nel momento in cui poi si andava a bussare alla porta di casa sua, accoglieva tutti. Chiunque, per quanto fosse diffidente, perché comunque una persona sola, una persona che aveva fatto le sue scelte, insomma, anche da un punto di vista così dell'organizzazione familiare, lui non era più diffidente. Se gli si chiedeva: maestro, io voglio guardare un po' i tuoi quadri, lui accoglieva tutti, ha sempre contro tutti, non aveva amici di famiglia, non esistevano più queste cose. Io, dopo che Battista, insomma, ci ha lasciato... Dopo che Battista ci ha lasciato, ho avuto un po' un senso di nostalgia che mi ha portato a rivolgermi ad un artista a Medino, non presente. Appunto, in che senso? Avevo voglia di vedere dal vivo delle opere, no? Cioè, avevo questa curiosità. Quindi sono andato sul studio e ho chiesto: guarda, io insomma vorrei vedere un po' le tue opere, mi piacerebbe. Non è stato così accogliente e non è mai stato definito come una persona stima. Battista sì, sono tempi un po' strani, però io adesso vi lascio. Grazie. Vista l'amicizia, pensavo di poterlo permettere, quindi grazie mille. Grazie Domenico, ringrazio tutta la famiglia Scarpino, l'amicizia comunque di sue differenze probabilmente, ma ci lega tutti. A Giovan Battista io faccio mia la prima tua parte dell'intervento, cioè di scoprire anche la dimensione umana di Giovan Battista. Importa, vuoi dire qualcosa brevissimamente? Vai. Basta il microfono da là. Io ho conosciuto Battista negli anni, fine anni 70, conosco quello che diceva lui, quello che noi tutti loro, lui era ossessionato dalla sua arte, l'unico suo argomento era l'arte, quando uno di noi ha un'artista, viene di quello e ben poco spazio lascia ad ogni altra cosa. Ed era un uomo libero, per cui non interessava gli abiti, non interessava il cibo, non interessava null'altro che la sua pittura. Effettivamente era proprio così. Allora, bastava entrare nell'argomento dell'arte, dimostrare che ti interessavi quella cosa e entravi in complicazione. Ma se di parlare di altro non si interessava.
per te con Enzo gli piaceva parlare di cose così che magari piaceva anche agli altri, di calcio, era il suo metro per entrare in comunicazione. Per il resto mi è interessato soprattutto ai soldi, non mi è interessato ai soldi, nonostante avessi una grande attenzione verso quello che mi faceva, e magari pretendesse che l'altro capisse quanto fosse importante, come si arrabbiava quando l'altro non capiva che era tanto importante. Beh, è proprio questo, prima di entrare nel mondo piraia, prima e piraia appunto, iniziamo come per lui la cosa importante sarebbe entrare in una casa museo, perché prima tu hai accennato, ma io lo ribadisco perché la casa museo è conservare tutto quello che è lui, tutto quello a cui lui è dedicato la sua vita. E con questo io spero di rilanciare questo fatto della casa museo e che sia veramente un qualcosa che... Grazie mille, Porto. Per comprendere l'altro, faccio questo outing subito. Io volevo chiedere a voi di aiutarci a comprendere anche un po' il valore dell'altro in Battista, facendo una domanda che già tante volte abbiamo provato nei nostri incontri. Se doveste accostare Giovanni Battista Molinaro a un pittore celebre, quindi a un pubblico generalista, a chi lo accostereste e per quale motivo? Vuoi rispondere tu, dici tu Giovannino? Io lo accosterei a Picasso, non per chiedere vittorio, per accostamento, ma per estrosità. Per estrosità a Picasso, perché Picasso si era cimentato in tutti i generi, no? È partito dal figurativo, è sfociato, diciamo, alla fine faceva un centro. Battista non era questo, però si è cimentato con lui, si è cimentato con l'astratto, non aveva limiti tecnici, Battista. Quindi, da questo punto di vista, io direi una cosa abbastanza ovvia, nel senso che non voglio azzardare, mi viene da dire Guttuso, nonostante abbiamo ribadito fino ad ora che non era realista la maniera di Guttuso, infatti Guttuso non è, solo per adesso diamo un po' di importanza, come dire, e tanto è vero che diciamo, anche Guttuso spaziato tantissimo ed era un figurativo ostinato, nel senso che per Guttuso l'unico modo di veicolare l'immagine anche in un contesto storico che stava diventando via via, grazie anche alle influenze americane, europee, aniconico, cioè che un'arte che stava diventando proprio, proprio l'emblema del senso proprio di non iconicità dell'arte, anche Guttuso è stato un grande combattente questo, negli anni 80 faceva ancora dei, come faceva per esempio Giovanni Battista Molinaro. Quindi da questo punto di vista, quindi volendo adesso non mortificare Guttuso come sembrava se stiamo facendo, direi che io lo posterei chiaramente a Guttuso. Allora, dal punto di vista dei soggetti, tutta la scuola realista che in Italia insomma, si sviluppò anche a livello fatto, c'è cioè una scuola napoletana in particolare, lui, per fare giusto dei nomi che sono stati messi da Giovanni, lui è stato uno dei pittori di Edoardo Fiore. Edoardo Fiore, Andrea Cefalì, Michele Lenzi, e si trovarono tutti negli anni 50 e 800 a Napoli durante la rivoluzione realista. E quando tornarono qui, Cefalì disse una frase che io ricordo molto bene, dove diceva: ogni pittore farebbe bene a dipingere la propria terra, i soggetti della propria terra, i propri costumi. E in queste parole, in questi intenti, ritrovo molto dei dipinti dei soggetti di Molinaro. Poi Cefalì e lui si definiva un pittore realista e non realista. E perciò insomma anche i soggetti storici perciò non sono in contraddizione, mentre con un realismo lo sarebbero. E invece se volessi paragonare a dei quadri, io la dignità che ho visto, come accennavo prima,
in alcuni dipinti, quale questo e quali le fornitrici di olive nell'altra stanza che vedrete dopo, una dignità tale, legata anche alla mia appartenenza, che quindi riconosco molto facilmente, che trovo solamente, non abbiamo i quadri, quindi ci trovo dei quadri famosi, nelle spigolatrici di Millet o in un altro suo quadro, l'Angelus, che avete tutti presente, appunto negli spaccapietre di Courbet. In questi quadri qui riconosco la dignità di Molinaro nel realismo italiano dell'Ottocento, più che in quello del Novecento, riconosco i soggetti, quindi la scuola di Cosimo e quant'altro. Grazie. Da una lettera che Vincenzo Farinella, professore ordinario di storia dell'arte moderna all'Università di Pisa, si premurò di far arrivare al sindaco di Venezia Terme nel 2002. Questa qui è la copia della lettera che vi leggerò ora integralmente. È datata il 14 maggio 2002. Al sindaco del comune di Venezia Terme. Ho potuto conoscere, grazie alla cortesia di un giovane parente storico dell'arte, il dottor Gerardo De Simone, la pittura di Giovan Battista Molinaro. Ritengo che si tratti di un artista di valore che si iscrive nel solco di quel linguaggio realista che ha caratterizzato uno dei filoni principali della pittura italiana del dopoguerra. Basti pensare ai nomi di Guttuso e Pezzinato. Credo di conseguenza che ogni iniziativa per valorizzare e far conoscere l'opera di questo vostro concittadino sarebbe non solo auspicabile, ma doverosa. L'organizzazione di una mostra antologica nella vostra città e la pubblicazione di un catalogo scientifico renderebbe conto pieno della qualità dell'opera di Molinaro. Conoscete Vincenzo Farinella. Quindi questo giudizio fa capire quanto Molinaro fosse una persona importante nel contesto del panorama artistico nazionale. La domanda che io voglio porre di nuovo a voi è questa: quanto Molinaro era dentro la problematica dell'arte? Chi dice? Chiedo. Cioè raggruppamenti di artisti al solo fine di confezionare
promozionare e promozionare il loro prodotto. Quindi lui era fuori da certi circuiti, non solo di mercato, ma mercato inteso proprio come questa compra vendita di merci. Sì, questo commercimone della, c'è l'altro che veniva venduta come un oggetto qualsiasi, senza alcun valore, e che la critica avallava appunto da questo punto di vista. Quindi questo libro è un po' la sintesi del suo pensiero sulla critica. E quindi sì, lui era dentro la problematica dell'arte, in modo più. No, l'unica cosa che volevo aggiungere riguardo a quanto è stato detto fino ad ora, cioè che tra l'altro poi si sposa bene col suo pensiero, credo che adesso abbiamo fatto anche da prima, abbiamo tentato di farlo. Io tra l'altro sono tra i fondatori di un'associazione di Giovanni Battista Molinaro, voluta anche da lui, quindi è nata proprio mentre lui era in vita nel 2016, e che dall'inizio ha fatto dei piccoli tentativi. Lui era molto difficile da questo punto di vista, cioè immaginare un sito, un primo archivio, per lui erano delle cose davvero inimmaginabili, la comunicazione social. Abbiamo tentato di fare, di mediare, e quindi di fare questo con lui, e mi auguro che, proprio lo dico a nome dell'associazione, mi auguro che questo lavoro di promozione e valorizzazione adesso possa passare attraverso, soprattutto attraverso, io direi la casa, quindi come si augurava anche prima il dottor Pirani, ma l'istituzione di uno spazio a lui dedicato, in cui lui possa essere valorizzato e possa essere restituito a tutti. Noi vedremo, assisteremo a ciò che sarà, in qualora dovesse essere richiesto il proprio aiuto, io sarò pronto a fare qualsiasi progetto. Tutti noi siamo pronti ad appoggiare, a dare una mano, a qualsiasi tipo di supporto perché questa cosa si realizzi. Se vuoi aggiungere altro, volevo aggiungere che il motivo principale per cui rompe con il Limoncello, perché mi fa capire quello che era il discorso ideologico. Limoncello lo voleva tenere, lui si era accorto che Limoncello voleva tenere con un profilo basso. Gli fece conoscere Pizzinato, dice: mi raccomando, andiamo da Pizzinato, che è un artista consacrato, e Pizzinato era del 1910, era già anziano. Battista del 47, quindi la differenza di età era enorme. Mi raccomando, non parlare, dici sempre di sì. Con Battista lo guardò, dice: ma scusa, allora non ce ne comprova, se non devo dire la mia, scusa, è uno scambio tra artisti. Per quanto sono giovane, però permettimi di esprimere, no, ma quello parlato almeno. Insomma, andarono avvicinando. Lui portò alcuni opuscolo delle fotografie del suo lavoro. Quando ho visto quei lavori, ho cominciato, no? E se dopo 5 minuti parlava la stessa lingua, e mi ha preso a ben volere, ero sotto il braccio, tu Limoncelli, non voleva questo, perché Limoncelli, come tutti i galleristi, voleva acquisire più opere possibili di Molinaro e poi valorizzarseli, non so come va bene, però è il gioco che fanno i galleristi, assolutamente. E quindi quello è stato il più passo verso la rottura con Limoncelli. Quello è stato il primo passo. Poi quando io ho conosciuto, questo succede negli anni 70, negli anni 91 sempre, e quando io invece l'ho conosciuto nel trascorrere gli anni, è ancora più aspro il carattere sulla vendita di Molinaro e della libertà. Io vi assicuro, per come l'ho conosciuto, ma penso anche voi, che se una persona degli stessi antipatti fosse andato da lui a offrirgli 1 milione di euro per un dipinto, se una persona la reputava antipatica non gliel'avrebbe dato neanche per 10 milioni di euro. Questo è una cosa per cui vi dico, il personaggio cinematografico, quanti di noi in questa sala sulla nostra opera per 10 milioni di euro non la darebbe? Lui aveva questa libertà. Vi auguro che tutti voi possiamo aspirare nella vita, in questo ambito come in altri ambiti, a questa libertà. Io mi accorgo che siete tutti testimoni postumi di Giovanni, nel senso che Giovanni è stato mio compagno di scuola, liceo artistico. Non eravamo nella stessa classe, lui 2 anni più grande di me.
Giovanni è stato uno dei più bravi allievi del liceo artistico. Ti assicuro che a quel tempo il liceo artistico di Reggio Calabria annoverava veramente quelli che poi sono stati di artisti affermati, magari non affermati, ma bravissimi. Una scuola di eccellenza voluta quella realtà da Alfonso Frangipane, che seppure un uomo di destra, spinta, un ex fascista, quello che vogliamo, però era un uomo illuminato che ha fatto grandi cose per Reggio e per la Calabria. E allora quella scuola, come dire, viveva in questa atmosfera di grande qualità, di grande spessore, di grande livello. Maestri che insegnavano in quella scuola erano tutti della scuola napoletana. Non c'era modo di approvvigionarsi differentemente, per cui scuola d'arte, liceo artistico ancora non ce n'era quello di Reggio. Credo che Giovanni l'abbia frequentato addirittura in una prima fase che era qualificato per poi diventare statale. Giovanni è stato un talento fin dall'inizio, ha amato straordinariamente la pittura. E le vicende le avete raccontate voi. Permettetemi sommessamente di darvi un consiglio. Qualsiasi operazione si faccia su Giovanni, verificate la storia, perché voi avete affrontato Giovanni più giovani di me, con un Giovanni che racconta. Le cose di Giovanni nel tempo possono avere anche preso la piega della convinzione accumulata nel tempo. Giovanni era un carattere difficile. Io ho dovuto smettere di frequentarlo, perché non è che due galli in un pollaio, non è questo. E il problema era che con Giovanni si andava d'accordo, se si era d'accordo con lui. Era difficilissimo contrariarlo e abbiamo raggiunto, non dico le mani, ma qualche volta quasi, perché la convinzione delle proprie idee poi ti porta ad affermare. No, assolutamente, io ero un pittore che stimo moltissimo. Una cosa che vorrei dirvi, guardate che la pittura per Battista è stata la sua salvezza, perché questo rapporto con questa terra è stato di amore, ma è stato anche di odio, perché Battista ha sofferto molto, ha sofferto per San Biagio, non andate lontano per trovare delle responsabilità, perché Battista ha sofferto per questo paese, perché non è stato capito e lui si è incattivito. Voi guarderete le sue raccoglitrici di urina, così osserverete il mercato degli animali, del bestiame. Vi siete accorti su questi quadri? Manca la luce, non c'è il sole, che c'è il freddo della rappresentazione di uomini che a lui raccontano di stare vicino, ma che non lo sono in effetti. Io percepisco questo grande malessere. Credo che Gian Battista si sia rifugiato dalla pittura per salvarsi, perché il rapporto con gli altri, cioè, era difficile, per un fatto per altri anni, però era anche un uomo che aveva bisogno di grande verità, aveva bisogno di grande affetto, e non so quanto. Forse da chi è più vicino, il vicino di casa, tu, da Giovanni, sicuramente l'ha ricevuto, però purtroppo in una dimensione diversa questo non è accaduto. Grazie per questo suo contributo che ci offre un'altra chiave di lettura a questo nostro concittadino. Mi verrebbe da usare semplicemente Remo profeta in patria, però questa reticenza da parte del popolo lametino, sanbiesino, verso gli artisti, lo abbiamo notato già con Franco Costabile, non è una chiave di lettura già nota purtroppo nella storiografia locale, questa diffidenza verso chi potrebbe dare di più e invece viene semplicemente in maniera molto breve etichettato come diverso, come qualcuno da evitare.
un angolo e isolare. Noi siamo in conclusione, a me non resta altro che ringraziarvi. Io spero che tutti gli sforzi fatti per questo evento in maniera molto umile, molto semplice, proprio provenienti dal basso, siano però stati apprezzati, che abbiano potuto dar vita a un qualcosa che, lo ricordo, è la prima volta che queste opere vengono esposte pubblicamente. 10 che sono una percentuale bassissima, visto che in casa ne sono oltre 300, però è per la primissima volta che alla Venezia, dopo Potera, Udine, gli Stati Uniti, per la prima volta a San Biase, in questo centro storico, si apre davvero a Battista Molinaro. Io ringrazio tutti voi, ringrazio Giuseppe Ciriaco, ringrazio Elisa Longo e ringrazio Giovannino Borelli. Grazie mille, ragazzi.